Siamo nel Lazio, nella provincia di Rieti e sul lago del Turano. Siamo a 536 metri sul livello del mare e il lago del Turano è un grande bacino idroelettrico realizzato sul fiume omonimo con la costruzione della diga del Turano nel 1939. E in alto Castel di Tora. E adesso siamo sul ponte che attraversa il lago e sullo sfondo Colle di Tora. E questo è Castel di Tora. Sono in compagnia del mio amico Renato e lui si farà un giro intorno al lago mentre io andrò dall'altra parte sul lago del Salto e poi ritornerò facendo dei percorsi di asfalto e sterrato. Tu immagini che andrò pure dall'altra parte io a vedere l'altro. E il Monte Antuni, 661 metri sul livello del mare. E la mappa sentieri della zona. Ed ora incomincio a salire verso Ascrea. È la città perduta di Antuni, è un antico borgo che fu bombardato nel 1944 durante la Seconda Guerra Mondiale per errore invece di bombardare il ponte del Turano. E Ascrea, 757 metri sul livello del mare e sullo sfondo Monte Cervia, 1438. È il paese di Paganico, 720 metri. È il borgo di Antuni. E sono i resti che fanno parte del cammino di San Benedetto. Ed ora sto percorrendo il sentiero Italia, con a sinistra Monte Filone e a destra Colle Ponte Guglielmo. Ed ecco qui in località Marcetelli e Barco Sabino. È uno spettacolo, ragazzi. Peccato che sono solo. E il sentiero Italia, perciò il divieto di transito con bici e a piedi perché possono esserci delle frane, però si passano lo stesso anche le auto. E qui siamo in località Monte Filone e qui siamo nella valle dell'Obito. Ed ora mi trovo a Colle Rosso Bovo, a 977 metri sul livello del mare. Ed ora seguo la strada per Mercetelli, nella foschia Montevelino e la fonte di Sponga, a 1200 metri sul livello del mare. E adesso mi dirigo verso la chiesa di Santa Maria e Cerquabella. Sullo sfondo Monte Terminillo è il paese di Mercetelli, 930 metri. Ed eccomi alla chiesa di Santa Maria. Sta su un bel promontorio e sotto c'è il paese che adesso andremo a vedere. Qui abbiamo una bella campana, zona picnic, e qui abbiamo i due laghi, lago del Turano e lago del Salto. E qui si va verso Cerquabella, mentre io scenderò verso il lago del Salto. L'indicazione sta da quella parte. E Mercetelli è dietro Monte Navegna. E questo è Girgenti. E questo è Barco Sabino, 742 metri. Ed ora attraverso il paese di Girgenti e poi scendo verso il lago del Salto. Buongiorno.
ed ecco il Lago del Salto. Ed ora verso Varco Savino, 10 km ancora. E Fiamignano, 988 metri, e domani passerò lì vicino per andare su ai piani di Rascino. Ed eccomi giunto alla diga. Il Lago del Salto è il più grande lago artificiale del Lazio. Si trova in provincia di Rieti ed è stato creato nel 1940 dallo sbarramento del fiume Salto. Naturalmente la conseguente profonda valle del Cicolano fu sommersa. Le sue acque sono condivise con quelle del vicino Lago del Turano, altro bacino idroelettrico, mediante un canale artificiale lungo circa 9 km sotto la giogaia del Monte Navegna, 1508 metri. I due bacini artificiali del Salto del Turano alimentano la centrale idroelettrica di Cotiglia, costruita nel 1942 per servire le valli reatine. Che spettacolo da qui, bellissimo. E Varco Savino. E Monte Navegna, 1508 metri. Valle Cupola. Sempre Valle Cupola vista dal versante opposto. Sì, l'ho incontrato poco fa. I bambini loricati. E qui siamo in località L'Immagine, a 1088 metri sul livello del mare. Adesso inizia la discesa verso il Lago del Turano. Castel di Tora. E questa invece è Ripa del Leone. Colle di Tora. E qui sono a Castel di Tora. Ed eccomi all'arrivo. Ascrea e Monte Cervia. Il mio grandissimo amico Renato, il mio tour bike è stato di 57 km e 1500 metri di dislivello. E con queste immagini, un arrivederci alla prossima escursione.